Abbiamo fatto vedere il back to school per quanto riguarda le gommine, le cosine carine. Ci siamo emozionati insieme perché ci saranno dei grandi cambiamenti quest'anno, dato che Lara sta partendo con la seconda elementare, che si sa è un grande passo in avanti. Si passa da asilo, bimbi e altro in ci stiamo iniziando a formare come personcine, il che è molto 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 commovente per una mamma. Cioè, ieri vedevi che gattonava, l'altro ieri ha partorita, adesso ti dice che c'è il fidanzatino. Esattamente questo è quello che ho fatto io la prima volta che l'ho saputo. E quindi vi lascio a stamattina. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. E non siamo in un video qualsiasi, amori miei. Siamo nel video. Stamattina com'è andata prima di tutto? Bene. Bene, allora vi dico subito che stamattina c'è stato un attimo dove siamo entrate e Lara mi ha detto un po' all'orecchio: mamma, sto tremando. Dopo tipo 30 secondi hanno chiamato la sua... Hanno chiamato la sua classe. Ga. Ga. Ciao. Ga. Ciao. Secondo me hanno fatto una cosa carinissima perché le hanno distribuito stamattina dei palloncini a tutti quanti. Cioè, una cosa dolcissima. Sono arrivate le maestre, cioè la maestra che continuerà. Fino alla quinta. Fino alla quinta, esatto. Fino alla quinta elementare. Oddio, Zoe. E quindi è uscita con i palloncini. E gliel'ha consegnati a tutti quanti. Forse l'avete visto nel video che Lara aveva un palloncino in mano. E praticamente penso che l'attimo di panico, ma non nemmeno tanto, è durato 5 secondi, cioè Lara ha avuto un attimo di oddio, però è durato poco, giusto? Zoe è anche stata presa d'assalto da tutte le sue amichette all'uscita, tutte che l'hanno salutata, gli hanno fatto ciao Zoe! Oh. Ho dovuto prendere una pausa, la nina aveva sonno. Allora, vi volevo finire di raccontare com'era andata la giornata, però appunto Lara ha voluto mangiare, era super stanca, quindi vabbè, ci sta, adesso dobbiamo riprendere tutti quanti. Adesso dobbiamo riprendere tutti quanti i ritmi. E Zoe anche, raga, ma vi racconto. Stamattina non è che si è svegliata presto solo Lara, ci siamo svegliati tutti presto, compresa Zoe. Zoe di solito si sveglia più o meno tipo dalle 100 alle 120 volte la notte, ancora purtroppo. Aveva avuto un periodo dove dormiva tranquilla, ma quando è stata male diciamo che si è stranita completamente e quindi da quando è stata male adesso sta benissimo da un sacco di tempo, però le è rimasto il fatto che la notte sta praticamente sempre sveglia, quindi dormo veramente veramente poco appresso a lei, però va bene così, ritorneremo nei cosi normali. Comunque fatto sta, e stamattina, cioè quando l'ho svegliata alle 7, cioè raga, era nervosissima, cioè era veramente la cosa più nervosa del mondo e non avrei nemmeno voluto svegliarla più di tanto, però col fatto che mi sono alzata si è svegliata di conseguenza. Stamattina nervosissima, addirittura quando l'ho portata in bagno con me perché io dovevo lavarmi i denti, addirittura ha iniziato a letteralmente scalciare in giro, cioè era proprio nervosa. Infatti quando siamo tornati a casa, io, Ale e Zoe, è crollata e adesso si sta rifacendo un altro riposino dopo aver mangiato, quindi questa... salute, questa Rale, dopo che si è fatta, cioè siamo entrati a casa, abbiamo mangiato e cioè siamo andati a prendere Lara, abbiamo mangiato a casa e adesso di nuovo dormendo, quindi si è stancata parecchio oggi. Detto questo, allora parliamo di scuola. Abbiamo decisamente iniziato col botto, se così si può dire, perché praticamente già dobbiamo pagare. Mamme, ma solo nella scuola di Lara è praticamente sempre così. Cioè ogni giorno c'è da comprare qualcosa e quindi c'è da mettere soldi per la... Come si chiama? Come la chiamano, oddio? Per la cassa della classe. Cioè tipo devono comprare la carta igienica per tutti e quindi devi mettere un fondo cassa.
Tipo, noi abbiamo iniziato boom 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 subito, 10 euro così, che non manco capito per cosa. È bellissimo, fantastico. Comunque, a parte questo, ci siamo rivisti comunque con tutte le altre mamme. Abbiamo già non so quanti in schedule, non so quanti compleanni, quindi domani andremo anche a fare dei giri perché dobbiamo prendere appunto i regali di compleanno. E poi, oltretutto, manca pochissimo, mancano pochissimi giorni alla festa di Zoe, quindi stiamo organizzando qualcosa. Oltretutto, quel giorno saranno presenti anche dei bambini, compagnetti di Lara, perché Lara l'ha voluto invitare, quindi non vi dico l'organizzazione come sarà, però vabbè. E niente, quindi insomma, in linea generale si può dire che siamo in un periodo un po' pieno, però mi dà l'impressione però che quest'anno sarà più tranquillo rispetto all'anno passato. Sarà perché Lara è più grande, sicuramente, sarà perché comunque mi sento più grande anch'io. E anche questo c'è da dirlo, cioè nel senso mi sento più organizzata, mi sento molto più organizzata, mi sento molto più tranquilla, cioè proprio, vabbè che l'anno scorso non solo ho iniziato la prima elementare, ma io ero anche incinta di Zoe, quindi diciamo che stavo per partorire, perché appunto ho partorito il 22 settembre, quindi diciamo che queste due cose insieme che mi si sono andate a unire, è stata dura, l'anno scorso è stata veramente dura. Quest'anno invece mi sento super wow! Quest'anno proprio, cioè non talmente tanto wow da eleggermi come mamma dell'anno, però mi sento abbastanza più, cioè per esempio una strombolata. Quest'anno mi sono preparata una schedule con tutte le merende che dovrò fare a Lara per portarle a scuola e sono già pronta, cioè so già cosa prendere. Cioè l'anno scorso ero tipo in panico, una cavolata, però ero in panico perché dicevo, cavolo, se Lara vuole il panino a scuola e io come glielo faccio a prendere tutti i giorni il pane fresco? Perché non mi andava di dargli il pane in cassetta perché c'è un sacco di conservanti, no? Ed ero tutta, oh mio Dio, come faccio, come non faccio? Quest'anno, se voglio il pane, me lo so fare a casa, per esempio, oppure ho trovato dei modi o altri tipi di pane che non hanno conservanti o altro che si può tranquillamente portare a scuola, cioè, ma anche cavolate se vogliamo, perché è una cavolata, però regà, fa la differenza, ti senti più sicura. Cioè l'anno scorso anche io stavo un botto in ansia con gli orari, non che quest'anno io non stia in ansia con gli orari, però sto molto più rilassata, cioè addirittura, qua parliamo tanto, sto in famiglia, cioè io se dovevo aspettare di andare a prendere Lara, ero capace di stare, per esempio adesso non fa l'orario totale, cioè non fa l'orario che poi farà tutto l'anno, adesso fa un po' d'orario, fa un pezzo, perché manca una maestra e quindi fanno metà di quello che dovrebbero fare. Fatto sta, io anche l'anno scorso hanno fatto così e io ero capace di aspettare Lara praticamente così. Aspettavo che tornasse. Sì, lavoravo, ovviamente dovevo lavorare, però l'aspettavo, cioè non è che facevo, cioè non mi cambiavo nemmeno maglietta perché stavo con l'ansia che poi dovevo uscire. Invece oggi quando sono tornata a casa, anche se era il primo giorno, mi sono cambiata i pantaloni, mi sono messa i pantaloni da casa, dalla tuta, perché stavo in jeans da quando sono uscita, mi sono cambiata la maglietta, mi sono tolta insomma le cose, insomma sta più comoda, proprio tranquilla. L'anno scorso non l'avrei fatto. Cioè, l'anno scorso, se sapevo che dovevo andare a prendere io, non l'avrei mai fatto perché stavo proprio agitata. Stavo proprio. E invece quest'anno. Quindi vi aggiornerò, vedremo un po' come andrà tra un po'. 2 anni fa feci una cosa che piacque molto a molte persone, che praticamente era un diario di una mamma dove, dato che la Lara aveva iniziato l'asilo da, cioè, non è che aveva iniziato l'asilo da poco, però c'eravamo trasferiti, erano successe un sacco di cose, bla bla bla, e l'anno precedente aveva fatto un po' sì un po' no con tanti asili perché avevamo avuto un sacco di problemi. Invece quello era il primo anno dove l'asilo lo stava frequentando proprio bene bene bene, cioè proprio bene, e anche perché poi avevamo avuto dei problemi di salute di Lara, quindi non aveva potuto frequentare perché doveva assumere dei medicinali, bla bla, tanti casini. E fatto sta, però quello era proprio un anno d'asilo importante perché poi ha avuto la prescolarizzazione, si chiama così, quindi ha iniziato anche a fare un po' di studi, insomma a studiare un pochino con le maestre e tutto il resto. Ha
era figo, era veramente una bella scuola, figo, tutto il resto. Il fatto sta, praticamente ho fatto questa specie di diario di mamma, dove ogni tanto vi portavo anche con me a prendere l'aria a scuola, all'asilo, e vi raccontavo tipo ogni tot settimane come stava andando, perché comunque stavo imparando anch'io a essere alla fine mamma, stavo imparando anch'io a gestirmi le cose e lo stavo facendo insieme a voi. Ecco, una cosa che vorrei fare anche quest'anno in realtà è un po' metterli a paragone, in confronto e ogni tanto darvi qualche... sapete com'è? Adesso sta andando così, adesso ho imparato a fare questo, adesso sto facendo quest'altro. Non lo so, mi sembra molto dolce come cosa, più che altro perché io sono veramente tanto legata a tutte le tesorine e tutti i tesori, tutti. Nessuno escluso, però ammetto di avere un amore spropositato per chi comunque mi segue dagli albori, che non sono tanti e io li conosco anche. Infatti, riconosco le persone che mi dicono: ah, ti conosco dall'inizio. No, io so le persone che mi seguono dall'inizio perché riconosco i nickname di quasi tutti. Ma fatto sta, non lo so perché, ma cioè, proprio mi sento da dentro, soprattutto per le persone che appunto mi seguono dagli inizi. Mi sento proprio che sia una cosa stradolce far vedere comunque la nostra crescita. Non lo so, mi fa anche sentire molto fiera, onestamente. E c'è una mosca. Una cosa che non ho ancora fatto con l'operazione Drago: mettervi zanzariere. Mannaggia, mi sento. Insomma, fatemi sapere se è una cosa che vi potrebbe piacere. Non so come chiamarlo. Io vi aggiorno. Perché è carino. Se non ha senso non faccio nulla, scusatemi. Scrivetemelo qua sotto nei commenti se ha senso. E vorrei far notare anche una cosa. Voglio far notare questa cosa perché questo è un video importante. Oggi si segna la storia. Oggi mia figlia è in seconda elementare. Wow. Segno la storia anche con un'altra cosa. Quando ero piccola, notavo che quando sollevavo le sopracciglia non mi si creava nemmeno una ruga di espressione, nemmeno mezza, zero. Non ce l'ho mai avuta perché ero piccola. Adesso quando alzo le sopracciglia mi si creano delle linee, non le ho mai avute, guardate. Non ho mai avuto linee. Prenoto una visita dal Botox. Ogni tanto qualcuno se ne dimentica che Lara cresce, ma anche io. Però guarda, guarda questa. E ho solo 24 anni. Prenoto una visita per fare qualche puntolina. Ciao. Bun, bun.